Salve a tutti, sono Clemis con Emilio, autrice del libro Fin dove si scorge il mare. L'ho conosciuto tramite web, ma principalmente su suggerimento di una mia carissima amica, la scrittrice Gabriella Greco. La mia storia nasce nel tentativo di voler raccontare una storia italiana poco conosciuta. L'ambientazione è l'Italia del Sud, immediatamente dopo l'unità d'Italia, quindi nel 1861, nelle caratteristiche sia industriali e sia praticamente di vita, del rapporto dei personaggi proprio con la storia. Da un punto di vista empatico sicuramente c'è tantissimo, c'è molto sentimento, molto ritorno ai valori e anche un pizzico di sogno, di inatteso. È capitato che molti lettori, diverse persone che hanno letto questo libro, hanno detto più volte che a loro è sembrato di vedere un film. Io so che la storia è stata scritta in prosa letteraria e non è stata scritta come una sceneggiatura, però anche per me, durante la creazione, l'idea era come guardare un film. Sicuramente il futuro è già qui perché dopo questo libro ho pubblicato altri due libri, però uno di questi progetti che mi piacerebbe praticamente portare a termine sarebbe un sogno, cioè la realizzazione di Fin dove si scorge il mare come film. Ti voglio aggiungere innanzitutto anche la copertina che è opera di Francesca Santamaria e soprattutto vorrei ringraziare la giuria e chi mi ha dato l'opportunità di poter vivere questa gioia anche entrando nella rosa dei primi 20 finalisti.